Come on, Christian Eriksen, come on, Christian Eriksen. Cioè, ragazzi, purtroppo è giunta la notizia che tutti sapranno, e Alfredo ci ha capito. Christian Eriksen esce di contratto con l'Inter. Purtroppo è inevitabile, è normale. Io però, forse uno dei pochi a credere nel suo ritorno in campo con la maglia azzurra. Purtroppo il CONI, come giusto che sia, non ha dato l'ok per il ritorno, e quindi non gioca più a noi, ma giocherà in Olanda, oppure in Danimarca, oppure in un campionato dove può giocare con questo pacemaker. Dispiace sia per la persona in sé, sia per i tifosi che lo amavano, come me, perché io amavo Eriksen, ma lo amavo già dai tempi dell'Ajax, e venendo da noi è stato qualcosa di bellissimo, anche se breve è stato intenso. È stato un onore per me, ma penso per tutti i tifosi dell'Inter, avere uno come lui, con le sue qualità in mezzo al campo, nettare gioco, nettare legge. Purtroppo il calcio è anche questo, il calcio toglie, il calcio dà. Meglio una vita, a questo punto meglio una vita che giocare e rischiare. Purtroppo Eriksen si sente ancora di giocare, sono contentissimo per lui, per comunque lo vedo magari un'altra squadra a fare quello che più gli piace, sperando che non è stata all'ultima San Siro per omaggiarlo oppure per dedicargli qualche cosa, lo meriterebbe. Vedeo, perché comunque è stato questi 2 anni il pilastro per lo scudetto. Quando è stato lì titolare, 11 partite senza sconfitta, vittoria contro la Juventus, contro il Milan, contro l'Atalanta, cioè alla fine è stato utilissimo al gioco dell'Inter per questo scudetto, comunque per gambetta anche il suo e anche merito suo. Poi ci sta che non abbia segnato tanto, ma un centrocampista non può segnare ogni volta, ma debba andare i compagni in porto oppure aprire il gioco, nettare legge, quello che ha fatto Ex con i suoi piedi, che sono oro, i suoi piedi sono pennelli, porta di pigio. Oggi c'è Inter Salernità, o Salernità da Inter, non so se siamo in casa o no, penso, no, Salernità da Inter. Spero di vincere, ovviamente, ma per il campionato anche, ma anche per Christian Eriksen e dedicargli questa ultima vittoria. Poi io, se riuscissi a vincere questo campionato, lo scudetto va dedicato anche a lui. Comunque, ce lo meriterebbe anche lui questo scudetto, sperando, ripeto, una serie di rovescio da San Siro. Vedremo se succederà. Detto ciò, caro Christian Ex, grazie di tutto, perché sei stato veramente un grande esempio, un grande calciatore e un grande professionista. In bocca al lupo, Chris, e spero un giorno di rivederti in campo con la nostra maglia, o se no come, diciamo tra virgolette, dirigente oppure talent scout per dei centrocampisti, che con le tue qualità, la tua idea, la tua mente, conosce le conoscerà tanti in futuro. Grazie di tutto, Chris. Niente, come on, Chris Alex, we love you.